Diciamo che tutto quello che è stato premesso fino ad oggi, fino a questo momento, in questa giornata, è servito da motivazione di fondo per fare quello che poi adesso farò e che ciascuno di noi volontariamente, intenzionalmente e liberamente, se vuole, potrà fare. Ed è quella azione di acquisizione di responsabilità su di sé che è quel contratto univoco che parte dall'individuo verso se stesso prima che verso l'esterno e che coinvolge e impegna personalmente all'assunzione di quei valori e di quelle decisioni che si manifestano di intraprendere. Ecco, a questo proposito io ho pensato che in questa fase storica della nostra società e della nostra nazione è necessario di nuovo ritornare ai valori che hanno fatto grande Roma repubblicana prima e poi l'impero. Giuramento. Nel nome di quanto è per me più sacro e dell'Italia, nel nome di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a causa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra ove sono e vincoli di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nacque sua madre e dove vivranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione e l'arbitrio, per la vergogna di non avere sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né sovranità politica, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà, impotente ad esercitarla, creata l'attività nel bene e impotente a farlo dai lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per l'impotente consapevolezza della presente schiavitù, per le presenti ed ancora più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati, suicidati, tutti figli morti o sopravvissuti ma nella disgrazia, per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani, io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale e nel dovere di ogni uomo nato italiano di contribuire al suo adempimento, convinto del ruolo dell'Italia di grande nazione mondiale e che esistano in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigerle in favore del popolo e col popolo sta il segreto della vittoria, come dicevamo appunto prima, cosciente che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione delle anime, degli intenti e nella costanza delle volontà, dono il mio nome ad Alba Mediterranea, di cui io sono presidente, associazione di uomini credenti negli stessi principi, e giuro di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare l'Italia come nazione sovrana, indipendente, libera e a misura dell'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritta, azione l'educazione dei miei connazionali attraverso Alba Mediterranea per raggiungere i nostri obiettivi e di non appartenere da questo giorno in poi ai partiti che ci hanno condotti all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi, alle istruzioni e ai regolamenti che mi verranno trasmessi nello spirito di Alba Mediterranea da chi rappresenta con me l'unione dei miei compagni e di conservarne inviolati i segreti a qualunque prezzo, di soccorrere per quanto possibile con l'opera e col consiglio i miei pari nell'associazione ora e sempre. Così giuro. E se io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento, invoco fin da ora il marchio del disonore sulla mia testa ed il mio nome, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Ti mancheremo a fuoco! Come si faceva con i disertori una volta. C'era una D di più. Che dici?